Partecipare per emozionarsi, l'obiettivo del nostro teatro pubblico. Allora, io desidero parlare oggi proprio di una serie di eventi che riguardano i giovani dei quali abbiamo cominciato a parlare proprio con l'assessore che di loro soprattutto si occupa. E io sono felicissima anche di annunciare Il racconto d'inverno, lo spettacolo di teatro che ci sarà stasera al Piccinni. E il mio interprete è sicuramente inatteso, ma invece c'è, è Ferdinando Bruni. Ciao Ferdinando! Buongiorno a tutti. Che bella voce. Allora Ferdinando, oltre allo spettacolo di stasera in cui io porterò una nipotina adolescente, perché credo che il messaggio condotto da voi rivolto ai ragazzi vada accompagnato anche dalla nostra collaborazione, perché i giovani devono veramente avvicinarsi al teatro come ti stanno avvicinando la lirica. Abbiamo bisogno che non siano soltanto imboniti di dolcini o di, non so, di soldi come accade a Bari, ma che siano imboniti di buoni propositi ed esempi. Senza dubbio, poi Shakespeare è il modo migliore per avvicinare i giovani al teatro. Grazie, così mi consoli, perché a volte ho dei dubbi sulla mia maniera di essere diversa come nonna nei riguardi di Carlotta, invece vedo che vado bene. Allora senti Ferdinando, io so che voi farete praticamente degli spettacoli, oltre allo spettacolo, degli incontri dopo la prima all'Università di Bari, nella facoltà di lingue, certo. E poi credo che abbiate anche delle lezioni speciali, ancora questa è un'altra cosa interessantissima, mercoledì 23 novembre alle 17 all'Università di Bari, facoltà di lettere, aula seconda, che è una tua lezione aperta, e poi ancora ci saranno poi degli spettacoli a seguire che riprenderanno la filologia che state conducendo. Ora devi parlarmi tu. Dunque, noi stasera debuttiamo con questo racconto d'inverno, che è il penultimo testo che ha scritto Shakespeare. È un testo che ha esattamente 400 anni, è stato scritto nel 1610, ma conserva ancora intatta tutta la sua capacità di comunicare e di coinvolgere il pubblico. È un testo per l'epoca sperimentale, nel senso che Shakespeare si diverte in questa occasione a mescolare i generi, quindi è uno spettacolo, è un testo in cui ha una prima parte, diciamo così, coinvolgente, emozionante e drammatica, segue una seconda parte invece più solare, più divertente, fino ad arrivare al lieto fine che conclude la vicenda, un lieto fine assolutamente inaspettato. Shakespeare sceglie per parlare di temi profondi e complessi il travestimento della favola, e quindi Il racconto d'inverno è essenzialmente una grande favola che mette insieme appunto tragico, comico, musica, grottesco, lirico, in due ore trasporta lo spettatore in una specie di viaggio attraverso il teatro. Senti Ferdinando, io so infatti che voi avete giocato molto sull'immagine, cioè che ci sono degli spettacolari elementi che appaiono nella scenografia. Sì, abbiamo molto puntato sulle costumi, sulle luci, sull'immagine, sulla scenografia, sull'immagine in generale, proprio perché appunto Shakespeare questa volta, come già è successo per esempio nel Sogno della notte e mezz'estate, sceglie di diventare una specie di grande narratore di favole, e quindi i mondi che lui evoca sono mondi assolutamente inventati. Certo, la storia si svolge per la prima parte in un regno di Sicilia che non è mai esistito, e la seconda parte in una Boemia dove c'è il mare, per esempio, no? La Boemia è quella che adesso la c'è per trovare. Ma allora Ferdinando, scusami, ma tu in questo punto ti sei riscoperto fanciullo, cioè qua ci sono tutti i tuoi sogni onirici che stanno riaffiorando. Ma quello che vorrei facessero anche gli spettatori che vengono a vedere lo spettacolo, anche se in realtà i temi sono temi importanti, perché parla del rapporto fra uomo e donna, parla del rapporto fra le generazioni, fra i giovani e i vecchi. Questa è una storia in cui gli adulti, i genitori sono più scriteriati dei giovani e le donne sono più sagge degli uomini, insomma. Io sono la saggia. È per l'epoca un grande ribaltamento. Io sono la saggia, tu sei lo scriteriato. Ferdinando, esatto. In bocca al lupo per stasera. Grazie mille e venite per tutti. Ciao mio caro, ciao. Salve, salve.